Buonasera, buonasera a tutte e tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Geopolis. E un grazie alla Biblioteca Sala Borsa per l'ospitalità. Abbiamo ripreso anche quest'anno gli appuntamenti mensili con l'INES, la rivista italiana di geopolitica. Questa sera abbiamo qui con noi due acuti e importanti analisti della rivista, Daniele Santoro e Mirko Mussetti, rispettivamente e responsabile per il mondo turco per l'IMES, e Mirko Mussetti, analista di geopolitica e geostrategia per l'IMES, nonché autore della Rosa Geopolitica. E questa sera presentiamo il nuovo numero, il numero 9 del 2022, e dal titolo L'ombra della bomba. Ovviamente il tema che tiene e continuerà a tenere banco da qui ai prossimi anni, ai noi, è quello della guerra in Ucraina, sfociato dal 24 febbraio e completamente mutato lo scenario internazionale con tutte le conseguenze geopolitiche del caso. Partirei immediatamente da Mirko, appunto il titolo di l'IMES come sempre emblematico, L'ombra della bomba. Si evoca in maniera sempre più insistente l'utilizzo o il potenziale utilizzo della bomba atomica in questo conflitto, con tutte le conseguenze che se ne possono trarre. A che punto è prima di tutto il conflitto e quanto è realmente concreta questa possibilità e che tipo eventualmente di uso se ne può fare dell'atomica? Allora, è bene precisare che questa guerra è già latentemente nucleare. Come lo abbiamo scoperto? Beh, ad esempio lo abbiamo scoperto il primo giorno, quando le truppe hanno sfruttato il canale, il corridoio a nord di Kiev, che è la zona di alienazione, ovvero dove c'era stato il disastro di Chernobyl. Nessuno si sarebbe atteso che delle truppe passassero attraverso una zona ancora altamente radioattiva, invece è accaduto. Uno strumento, un ex disastro nucleare, è stato sfruttato per iniziare l'invasione dell'Ucraina. Quindi già questa guerra latentemente nucleare. Lo è anche quando è in contesa c'è la più grande centrale nucleare d'Europa, la centrale di Zaporizhzhia, che in realtà è situata nella città di Energodar, più o meno 100 km in auto dal capoluogo della regione Zaporizhzhia. E proprio la contesa di questa grande centrale ci ha fatto scoprire una cosa molto semplice, ovvero che le guerre nucleari non sono come le vediamo nei film, non sono come nei film hollywoodiani, dove basta schiacciare un bottone e parte un missile intercontinentale per colpire un'altra grande superpotenza. Se nucleare è già l'obiettivo, ad esempio un impianto che produce energia, il proiettile può tranquillamente essere convenzionale. Ecco dunque che non c'è neanche più il problema dei codici incrociati da attivare contemporaneamente da Putin, presidente della Russia, dal ministro dell'interno della difesa Shoigu o dal generale Gerasimov. No, basta una telefonata dal Cremlino. Fai partire un missile convenzionale che colpisce un target nucleare. La colpa su chi ricadrebbe? Beh, sull'ufficiale pazzo, sull'ufficiale frustrato per le sconfitte sul campo, certamente non sulle più alte cariche di Stato della Russia. Ecco che il rischio nucleare c'è. Questo rischio nucleare è incrementato a seguito dell'annessione di quattro regioni tramite un referendum farsa, delle quattro regioni parzialmente occupate dalla Russia, ovvero Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk e Donetsk. Prego la regia di impostare le carte, per favore. Perché è diventato un problema? Beh, perché in questo caso la progressione ucraina per recuperare i territori perduti potrebbe essere interpretata dalla Russia come un'azione contro tutta la Russia.
e dunque sarebbe permesso tramite la dottrina nucleare strategica, vediamo di impostare la carta, di utilizzare la bomba nucleare, perché? Perché ad essere attaccata sarebbe stata l'intera federazione. Ecco dunque come il rischio sia in realtà ben grande, perché si sta anche creando la condizione giuridica per l'impiego di questa bomba. Abbiamo sentito la prossima, per favore Daniele, la prossima ancora, prossima, ecco qua. Questi sono i territori occupati dalla Federazione Russa, li vedete disegnati in viola e corrispondono grosso modo alle quattro regioni che sono state annesse alla Russia. In realtà solo l'oblast di Lugansk è occupato al 99%, mentre nei restanti la Russia ha occupato solo il 60% a Zaporizhzhia più o meno, e gran parte di quello di Kherson, ma solo il 60% dell'oblast di Donetsk. Ecco dunque il grosso rischio qual è: se la Russia identificasse la riconquista ucraina come un attacco all'intera federazione, in base alla propria dottrina strategica sarebbe tecnicamente giustificata l'impiego dell'arma non convenzionale, e questo è un grosso rischio. Abbiamo inoltre sentito parlare di bombe tattiche o bombe strategiche. Facciamo subito chiarezza: la bomba strategica non verrà utilizzata perché serve come risposta ultima quando la sopravvivenza dello Stato è messa a repentaglio, e sono bombe talmente potenti in grado di piegare anche grandi potenze, superpotenze, mentre invece la bomba tattica è depotenziata di proposito per colpire regioni più ristrette. Si parla in questo caso di bombe di 5 chilotoni. Tenete presente che tecnicamente la bomba di Nagasaki è di 15 chilotoni, eppure avete visto che disastro. Eppure quella bomba lì di Nagasaki oggi sarebbe considerata una bomba tattica, non strategica. Oggi sono molto più potenti le bombe che circolano, soprattutto che sono a disposizione dell'arsenale russo e americano. Ecco dunque la preoccupazione latente attorno a questo conflitto. La cosa, e poi passo la parola, che mi preme sottolineare il fatto che nel discorso dell'annessione delle quattro regioni ucraine alla Russia, Putin abbia detto una cosa semplice ma preoccupante: la bomba nucleare è già stata usata per ben due volte a Hiroshima e Nagasaki. Questo costituisce un precedente. La parte più preoccupante dell'affermazione non è la prima parte, quando di fatto accusa gli Stati Uniti di essere i veri criminali che l'hanno usato, ma è la seconda, quando dice è un precedente, potrebbe essere riproposta magari in conflitti regionali. Tenete presente che dal punto di vista tecnico potrebbero fare esattamente come gli americani: colpire una volta per indurre alla resa l'Ucraina, se non si arrende colpire una seconda volta, per ricordare possiamo andare avanti all'infinito, un po' come la regola della rapina e degli ostaggi. Quando una rapina in banca fallisce, tu disponi degli ostaggi, minacci di ucciderne uno allora, fino a quando le tue richieste non vengono adempiute. Sarebbe uno schema inedito, ma è proprio perché è inedito è preoccupante. Passo la parola al moderatore. Grazie Mirko. Appunto, parlavamo e ci siamo concentrati in questa prima fase sul, diciamo, protagonista, la Russia, di questa aggressione in terra ucraina. E diciamo che dal primo momento la Russia è stata, diciamo così, si è percepita, almeno agli occhi occidentali, come isolata, a partire dalle sanzioni.
in realtà proprio all'interno dell'Occidente allargato, a partire appunto da un membro sui generis della NATO come la Turchia, forse così isolata non è. E ti chiederei, Daniele, proprio di inquadrarci e di spiegare un po' che gioco sta facendo questo attore non secondario che è la Turchia nella partita della guerra tra Russia e Ucraina, allargandola però un po' più agli scenari di politica internazionale, di strategia geopolitica che riguardano i due grandi player, quindi gli Stati Uniti da una parte e dall'altra parte la Russia con uno sguardo attento della Cina. Grazie Fabrizio, ma per rispondere alla tua domanda partirei con un'affermazione abbastanza impegnativa. Finora la Turchia sarà senza dubbio il vincitore unico della guerra in Ucraina, per due ragioni principali. In primo luogo perché l'operazione militare speciale avviata da Putin lo scorso 24 febbraio ha consentito ad Ankara di ridurre in modo notevole il divario con la Russia, cioè di riequilibrare i rapporti di forza con la Russia. E in secondo luogo perché l'invasione russa dell'Ucraina ha aumentato esponenzialmente l'importanza della Turchia per gli Stati Uniti, con i quali i rapporti negli ultimi tempi sono stati piuttosto complessi. Partiamo dalla Russia, poi magari arriviamo in seguito agli Stati Uniti e anche alla Cina. Per la Turchia oggi la situazione sul campo di battaglia ucraino è idilliaca. I russi sono impantanati, costretti a difendersi da occupanti, che in termini tattici è la posizione peggiore che ci possa essere. Soprattutto questo fa sì che la Russia sia costretta a concentrare gran parte delle proprie risorse militari e soprattutto delle proprie energie mentali sul fronte ucraino, sguarnendo molti dei quadranti dove si concentra la competizione tra Turchia e Russia, dall'Asia centrale alla Siria, passando per il Caucaso. E la cosa ancora più importante è che la Russia si percepisce oggi assediata. Gli Stati Uniti hanno allestito un micidiale contenimento della Federazione Russa tra il Baltico e l'Asia centrale, passando per le pianure europee. E oggi l'unica via per la Russia per aggirare questo contenimento americano sono gli stretti turchi, il Bosforo e i Dardanelli, il che fa sì che oggi i turchi e gli stretti turchi abbiano un'importanza probabilmente senza eguali negli ultimi tre secoli per la Russia. Ed è questo che spiega l'interessata gentilezza di Putin nei confronti di Erdogan. Negli ultimi mesi Putin ha consentito al presidente, ha regalato quasi di fatto al presidente turco il ruolo di mediatore unico nel conflitto, gli ha permesso di intestarsi il successo dell'accordo sul grano, accordo sul grano del quale la Turchia è parte in causa. Erdogan non è stato un onesto sensale tra russi e ucraini. La marina turca è direttamente coinvolta nell'iniziativa e questo consente ad Ankara di affermare la propria influenza nel Mar Nero, naturalmente a spese della Russia. Il centro di coordinamento congiunto ha sede a Istanbul ed è diretto da un contrammiraglio turco, il che fa sì che la Turchia abbia un ruolo decisivo nello smistamento dei carichi di grano. Da ultimo, nell'incontro che hanno avuto la settimana scorsa ad Astana, il quarto in due mesi e mezzo, Putin ha proposto a Erdogan di fare della Turchia una sorta di snodo energetico verso l'Europa, cioè ha proposto a Erdogan di creare in Tracia, quindi nella Turchia europea, e questo è un dettaglio non secondario, una piattaforma energetica dove confluirà il gas russo diretto verso l'Europa. E secondo da quanto si apprende, Erdogan ha atteso due giorni prima di rispondere positivamente alla richiesta di Putin, la Turchia dovrebbe comprare il gas dalla Russia e poi rivenderlo ai paesi europei, derivando quindi benefici economici non trascurabili. Soprattutto in questa piattaforma energetica potrebbe convergere anche il gas dell'Azerbaigian, si parla di quello del Turkmenistan e persino di quello del Qatar. Erdogan e l'emiro qatarino ne hanno discusso negli scorsi giorni. Quindi di fatto il territorio turco diventerebbe un passaggio obbligato per il gas della Russia e per le forniture alternative rispetto a quelle della Russia, il che evidentemente aumenterebbe in modo notevole l'importanza della Turchia per l'Europa sotto il profilo della sicurezza energetica e in prospettiva garantirebbe ad Ankara un potere di ricatto non indifferente nei confronti di molti paesi europei, in particolare dell'Italia. E in tutto questo, malgrado questa interessata gentilezza di Putin, la Turchia sta attaccando la Russia con una spregiudicatezza e una sfacciataggine, direi, senza precedenti,
in tutti i quadranti dove le rispettive sfere di influenza si sovrappongono. Il quadrante più rilevante in questa fase è senza dubbio quello caucasico. Attraverso i continui attacchi dell'Azerbaigian all'Armenia, la Turchia è riuscita a tirare nella propria sfera non solo Baku ma anche la stessa Yerevan, come dimostra il fatto che, malgrado il deciso sostegno militare turco all'Azerbaigian e le ripetute sconfitte militari subite dall'Armenia, la normalizzazione dei rapporti tra Ankara e Yerevan stia procedendo in modo sorprendentemente spedito, tanto che Erdogan nei giorni scorsi a Praga ha incontrato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, e si tratta di un evento quasi senza precedenti. E in tutto questo, quindi, e qui concludo e ti restituisco la parola, sembrerebbe quasi che oggi tra Turchia e Russia sia la Turchia l'attore più forte in questa coppia, e questa è evidentemente una delle conseguenze principali della guerra in Ucraina finora. Grazie Daniele. Appunto, siamo entrati e abbiamo messo piedi, diciamo, nella parte euroasiatica, e soprattutto dal punto di vista europeo abbiamo assistito sin dai primi momenti della guerra a una netta divisione dei soggetti, vecchia Europa e nuova Europa. Mirko, ti chiedo, rispetto appunto alla tua conoscenza approfondita del contesto dell'Europa dell'Est, quali sono i principali soggetti che più si stanno dando da fare, in che termini e con quali obiettivi strategici nel confronto con la Russia? E diciamo, la superpotenza americana su chi ha deciso di puntare nel prossimo scenario europeo? Allora, la superpotenza americana ha deciso di puntare in particolare su due paesi del fianco orientale della NATO, che sono Polonia e Romania. Sono molto simili sia dal punto di vista di estensione territoriale, di grandezza demografica, di economia, e sono anche simmetricamente, hanno una valenza geostrategica molto simmetrica. Tuttavia gli approcci sono leggermente diversi. Entrambe le nazioni sono particolarmente russofobe, tuttavia la Romania adotta un approccio più da colomba, mentre la Polonia adotta un approccio da falco. E infatti la Polonia è molto molto attiva sia nella narrazione, nella retorica, sia nei fatti concreti come ad esempio il rifornimento di armi all'Ucraina, la richiesta, ad esempio Varsavia ha richiesto il dislocamento di bombe nucleari americane sul proprio territorio. Io resto dell'idea che saranno con ogni probabilità disposte sia nello scudo missilistico di Rezikovo, che noi della NATO continuiamo a dire che sia uno scudo difensivo, in realtà è a doppio impiego, per capirci, lanciatori verticali MK1 sono in grado di lanciare sia missili intercettori sia missili da crociera verso il territorio della Federazione Russa. Immaginateli armati in configurazione nucleare. Ecco l'ombra della bomba, il titolo del nostro volume di Limes di questo mese. Oltre al fatto che secondo me le bombe in Polonia potrebbero essere dislocate nella base aerea di Wask, nel centro della Polonia, a pertinenza americana, tecnicamente della NATO, ma ci sono solo gli americani. Perché? Perché è lì che saranno destinati gli F-35 destinati alla Polonia. Ecco dunque che gli ultimi cacciabombardieri di ultima generazione saranno dislocati in Polonia per fronteggiare appunto la Russia. Tra i paesi comunque più fervidi nel combattere la potenza russa vi sono la Polonia in primis, ma anche i Baltici. Le repubbliche baltiche temono molto la Russia proprio perché deboli, quindi hanno paura di essere lasciate sole e chiedono maggiore sostegno della NATO.
In particolare le tre repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania, hanno chiuso l'ingresso nelle proprie dogane ai cittadini russi, sebbene dotati di visto Schengen. Quindi fanno una deroga. I russi non entrano comunque anche se hanno il visto. Hanno ad esempio, non accettano i russi che stanno scappando dalla mobilitazione. Perché? Beh, perché Estonia e Lettonia hanno già un quarto della propria popolazione che è etnicamente russa. Ecco dunque che l'arrivo di ulteriori migliaia di cittadini russi potrebbe cambiare anche la composizione demografica di queste tre piccolissime repubbliche. Tallinn, Riga e Vilnius hanno paura di queste cose e quindi bloccano subito le frontiere. Tra i vari attori più accaniti contro la Russia e quindi nel sostenere l'Ucraina c'è ad esempio anche la Gran Bretagna. Ma non è una scoperta, la rivalità tra Russia e Gran Bretagna è secolare. L'impero britannico e l'impero zarista si sono affrontati a lungo su più fronti, anche in Asia centrale ad esempio. Ecco dunque che questi sono i paesi tendenzialmente più attivi nel sostenere l'Ucraina e nel voler fronteggiare la Russia, talvolta persino irritando gli Stati Uniti. Siamo nella situazione in cui è il cane che spinge il padrone. Questo se ne sono resi conto a Washington, infatti stanno tenendo delle trattative sotterranee proprio con Mosca. Sono disposti ad offrire aiuto all'Ucraina, ma tendono a limitarlo o a segnalare irritazione quando, ad esempio, il capo di Stato Zelensky dell'Ucraina esagera, o quando a esagerare è magari un polacco. Tenete presente che il ruolo della Polonia è molto dirimente e si è notato con il sabotaggio dei gasdotti baltici Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Avrete sentito di queste quattro falle in questi due tubi al telegiornale, sono sabotaggi, non sono incidenti casuali. La domanda è: chi li ha causati? Io dubito che sia stata la Russia. Per stoppare il gas verso l'Europa, la Russia può sempre chiudere il rubinetto. Così come se dovesse inscenare degli attentati non li farebbe vicino all'isola di Bornholm, che è un'isola danese, quindi appartenente alla NATO, strategica. Non vai a fare questi attentati a due passi da una postazione strategica della NATO per rischiare di farti beccare. Se fosse stata la Russia, gli attentati li avrebbero fatti molto più a est, nel mare. Ecco dunque il ruolo: isolare la Germania, paese molto vicino alla Russia, e nel frattempo attirare il gas norvegese tramite l'attivazione, l'inaugurazione di un nuovo gasdotto, il Baltic Pipe, che porta gas verso la Pomerania polacca, quindi verso le coste della Polonia. Ora la Germania, se vorrà diversificare i propri approvvigionamenti di gas, sarà comunque costretta a parlare con Varsavia. Se vuole il gas russo, deve transitare attraverso il gasdotto Yamal, che passa sul territorio polacco. Se vuole il gas norvegese, deve comunque parlare con Varsavia, perché questo nuovo gas approda nella Pomerania polacca. E Varsavia che cosa deciderà di fare? Beh, per Varsavia Berlino è un rivale storico, secolare. Potrebbe anche decidere che magari il gas proveniente dalla Norvegia sia meglio servibile ad altri paesi confinanti, la Repubblica Ceca ad esempio, la Repubblica Slovacca, dunque quei paesi che attualmente sono al 100% dipendenti dal gas russo. C'è solo una cosa che ora continua a legare il fianco orientale della NATO con la Russia, ed è la dipendenza dal gas russo. La Repubblica Slovacca dipende al 100%, ma se il gas norvegese arrivasse anche in Slovacchia, si taglierebbe, verrebbe reciso l'ultimo legame
tra il fianco orientale della NATO e la Federazione Russa. Ecco il ruolo cruciale della Polonia, che è probabilmente la nazione più attiva sia sotto il profilo retorico sia sotto il profilo concreto. Grazie, grazie Mirko. E appunto dalle vostre descrizioni abbiamo sin da subito notato un qualcosa che nei primi tempi della guerra era quasi impronunciabile. Tendenzialmente la guerra in Ucraina è una guerra importante perché nasce come una guerra per procura tra le due grandi superpotenze, gli Stati Uniti e la Cina. La Cina in questo momento qui si sta trovando quanto mai invischiata nel dover sostenere quella che è quello che l'IMES definisce la strana coppia Russia-Cina. Ecco, a che punto è che, qual è il rapporto attualmente fra la strana coppia Russia-Cina e quali conseguenze può portare l'andare avanti di un conflitto che appunto, come ci diceva Mirko prima, sembra comunque tenere aperti dei canali pseudo-diplomatici fra la Russia e gli Stati Uniti. Ma il conflitto può avere e ha già avuto delle conseguenze sulla strana coppia, cioè sulla relazione tra Russia e Cina, su quella che è stata chiamata partnership senza limiti, perché la Cina ha già inteso mettere qualche limite appunto a questa relazione. Lo scorso 15 settembre a Samarcanda il presidente cinese Xi Jinping ha manifestato al suo omologo russo Vladimir Putin i propri malumori per il modo in cui la Russia sta conducendo la guerra, per la durata di questa guerra, invitandolo di fatto a porre il prima possibile appunto al conflitto. Questo per varie ragioni. La ragione forse strategicamente più importante è che questa guerra mette a rischio il progetto cinese delle vie della seta, o comunque parte di questo progetto. Oggi in questa fase l'obiettivo strategico principale della Cina è quello di aggirare il contenimento marittimo degli Stati Uniti nell'Indo-Pacifico, quindi di collegare i suoi porti nel Pacifico all'Europa attraverso le rotte terrestri che sono state appunto ribattezzate nuove vie della seta. E il ramo principale, anche quello più avviato di questo progetto infrastrutturale, il cosiddetto ponte terrestre eurasiatico, che collega la Cina all'Europa attraverso il Kazakistan, la Russia e l'Ucraina. E il conflitto in Ucraina chiaramente ha reso impraticabile questa rotta, soprattutto in prospettiva, perché naturalmente anche se la guerra dovesse finire oggi, le conseguenze da un punto di vista infrastrutturale e per quanto riguarda il passaggio di merci e via dicendo sarebbero naturalmente di lungo periodo, e questo fa sì che la Cina sia molto preoccupata dalle dinamiche della guerra. E questo fa sì però anche che si possano creare delle nuove sinergie. Parlavamo prima delle dinamiche nel Caucaso. La Cina è molto interessata a queste dinamiche, tanto che a differenza del passato non ha criticato, diciamo, contestato le ultime operazioni militari dell'Azerbaigian contro l'Armenia, perché dal Caucaso può passare una delle rotte alternative che possono permettere alla Cina di raggiungere il continente europeo. Dal Caucaso passa il cosiddetto corridoio centrale, un'iniziativa infrastrutturale che la Turchia ha iniziato ad avviare fin dagli anni 90 e che nello scorso biennio ha preso concretamente forma. Attualmente questo corridoio centrale lega la Cina all'Anatolia e quindi di qui anche attraverso i Balcani potenzialmente all'Europa, passando attraverso il Kazakistan, il Caspio e poi attraverso lo snodo azerbaigiano-georgiano. Questa non è una rotta particolarmente sicura, perché la Russia può premere sulla tratta georgiana di questo corridoio. Quindi il progetto turco di legarsi all'Azerbaigian, che è separato dalla Turchia, o meglio dal Nakhchivan, una regione autonoma dell'Azerbaigian che confina con la Turchia ma è separata dall'Azerbaigian propriamente detto da un lembo di territorio armeno, dalla provincia di Siunik, il progetto della Turchia di creare attraverso il territorio armeno un corridoio che connetta direttamente quindi l'Anatolia all'Azerbaigian e di conseguenza al Caspio e all'Asia centrale, in questa fase è di grande interesse per la Cina, perché potrebbe costituire una rotta alternativa più sicura attraverso la quale proiettarsi verso il Mediterraneo e verso l'Europa. E paradossalmente gli Stati Uniti
non si stanno opponendo a questo progetto turco-cinese, stanno lasciando fare, tanto che appunto gli stessi Stati Uniti hanno adottato un approccio piuttosto morbido nei confronti delle scorribande dell'Azerbaigian, che ultimamente sono state piuttosto pesanti, nel senso che a differenza di 2 anni fa, quando c'è stata la guerra del Nagorno-Karabakh che ha permesso all'Azerbaigian di riconquistare parte di questo territorio conteso con l'Armenia, negli scontri che sono andati in scena lo scorso 15-16 settembre l'Azerbaigian ha colpito almeno 36 insediamenti territoriali insediamenti urbani all'interno del territorio armeno propriamente detto. In questa fase gli Stati Uniti stanno anzi incentivando questo progetto turco-azerbaigiano, perché il fatto che la Cina non possa più ricorrere alla rotta russa-ucraina e sia costretta di fatto a mettersi nelle mani della Turchia nel lungo periodo può essere un grande successo per Washington, perché nel lungo periodo, o meglio nel breve periodo, questo può consentire alla Cina di raggiungere l'Europa attraverso una rotta potenzialmente sicura, ma nel lungo periodo consente alla Turchia di accorciare le distanze con le repubbliche turche dell'Asia centrale e soprattutto con la regione dello Xinjiang o Turkestan orientale, come la chiamano i turchi, dove vive questa popolazione turcofona e musulmana, gli uiguri, che sono attualmente oggetto di un processo di forte assimilazione da parte della Cina. E nel lungo periodo questo legame turco-cinese potrebbe permettere alla Turchia di premere sulla Cina e potenzialmente anche di provare a destabilizzare la Repubblica Popolare, cosa che la Turchia ha già fatto in passato attraverso i propri servizi segreti, mobilitando gli uiguri contro il governo di Pechino. Per cui certamente le dinamiche della guerra in Ucraina non restano in Ucraina, hanno delle ramificazioni molto importanti che riguardano anche quadranti come l'Asia centrale, il Caucaso, ma magari lo vedremo dopo, anche il Mediterraneo. Ecco, hai citato uno dei punti centrali, quantomeno siamo a Bologna, siamo in Italia, il Mediterraneo. In questa grande partita che è la guerra in Ucraina, il Mediterraneo ritorna centrale. All'IMES lo definite il Medio Oceano, quindi una valenza superiore rispetto, non è un mare qualsiasi. Ecco, qual è la situazione in uno specchio di acqua abbastanza caldo e abbastanza turbolento già prima della guerra in Ucraina? E poi ti chiedo, Mirko, e l'Italia? Allora, sì, il Mediterraneo sta tornando centrale, indubbiamente. In particolare questa centralità parte già da un'appendice del Mare Nostrum, che è il Mar Nero, appunto. Il Mar Nero è molto, molto conteso in questo momento, per un motivo ben preciso. Il Mar Nero è l'unica via d'accesso che ha la Federazione Russa ai mari caldi, dunque verso le rotte cindoterranee. Con l'aggettivo cindoterraneo, in gergo geopolitico, sono quelle rotte che collegano il Mediterraneo al Mar Cinese Meridionale, passando per l'Oceano Indiano. Queste sono le rotte più ricche di tutto il mondo. Non dobbiamo dimenticare che quasi il 90% delle merci al mondo viaggia su nave, non su terra. Non dobbiamo dimenticarlo mai. Le rotte più ricche sono quelle che collegano nei mari caldi, appunto, la Cina all'Europa. La Russia però non ha accesso, l'unico accesso che può avere è tramite il Mar Nero e dunque tramite gli stretti turchi. Ecco la secolare rivalità tra Turchia e Russia che ha prodotto almeno una dozzina di guerre russo-turche. Sono anche difficili da contare, talmente sono tanti i conflitti tra queste due grandi potenze eurasiatiche. C'è inoltre da affermare che per gli Stati Uniti la grande potenza talassocratica, cioè oceanica del mondo,
il Mar Nero non è così importante, non è così strategico. Per la Russia è una porta d'accesso al mondo. Per gli Stati Uniti sono un vicolo cieco acquatico, un cul-de-sac acquatico. Non portano da nessuna parte. Ecco spiegato ad esempio perché la flotta americana non è mai entrata nel Mar Nero durante questi mesi di conflitto, così come non lo ha fatto prima. Il Mar Nero è un mare semichiuso, ha un'unica via d'accesso. Se quella via d'accesso fosse chiusa, magari dalla Turchia, o magari semplicemente da un incidente indotto. Vi ricordate i danni causati dalla grande nave mercantile che è rimasta arenata nel canale di Suez? Ve lo ricordate? Se succedesse un qualcosa di simile nel Bosforo, ben qualsiasi grande flotta resterebbe intrappolata nel Mar Nero. Anche la più grande potenza marittima oceanica del mondo, gli Stati Uniti, avrebbero problemi. Nessuna flotta è inaffondabile. Se resti chiusa, se una grande flotta resta chiusa in un piccolo bacino acquatico, è soggetta alla missilistica dell'avversario. Ecco perché gli Stati Uniti non sono mai entrati nel Mar Nero. Poi c'è la questione giuridica della Convenzione di Monroe, che magari potrebbe spiegarci meglio il collega Daniele, però questo è per dire il problema mediterraneo numero uno in questo momento. La sua appendice principale, il Mar Nero, è soggetta a una guerra. Si combatte anche in mare. Vi ricordate la contesa per l'isola dei serpenti nelle prime settimane del conflitto, ad esempio? Vi ricordate il problema di creare dei canali per il grano, per far fuoriuscire il grano ucraino e raggiungere i paesi dell'Africa e del Medio Oriente in primis? Ci sono grosse contese nel Mediterraneo, a partire dagli stretti turchi. Una cosa che si sottolinea poco è il fatto che nelle ultime settimane il pedaggio per il transito negli stretti della Turchia è quintuplicato. Cosa significa questa? Che se vuoi esportare il preziosissimo grano ucraino devi pagare caro. Più viaggi fai e più paghi. Non vuoi passare di lì? Qual è l'alternativa se non sbarcare il grano direttamente nella costa settentrionale della Turchia? Poi ci pensa la Turchia a smistare il grano verso il Medio Oriente. Non ha problemi. La Turchia si è accaparrata due importantissime chiavi, due importantissime leve negoziali. La chiave energetica, quella del gas. Il gas russo continua a passare attraverso il gasdotto Nord Stream verso la Turchia, e la chiave alimentare. Sono due chiavi diplomatiche formidabili, e queste chiavi si giocano nel Mar Mediterraneo, in particolare nel Mar Mediterraneo orientale, investendo di fatto tutto il mondo, creando inflazione, ad esempio. Ecco dunque che il Mediterraneo in questo momento è centrale, lo è decisamente. Una cosa solo, è centrale in considerazione però del fatto che gli americani si stanno quasi ritirando dal Mediterraneo, per cui è un quadrante centrale dove diciamo, si potrebbero produrre alcune partite interessanti proprio in ragione del consistente disimpegno americano, perché per gli Stati Uniti non è più così centrale però il Mediterraneo. Sì, rimarrei poi nel Mediterraneo con una ultima domanda per te e vi farò una medesima domanda, un flash sulle prospettive. E ultimamente sul sito di Limes è affrontato diciamo sempre per rimanere in tema mediterraneo, il bollore che c'è dall'altra parte dell'Adriatico, quindi tutto il tema della Bosnia e di quello che sta accadendo in un territorio che diciamo ha fatto partecipare il nostro paese a una vera e propria guerra, l'ultima vera guerra alla quale abbiamo partecipato. Anche questo pezzo di mondo, da un punto di vista degli equilibri di potenza, quanto può ancora rimanere in equilibrio e quali sono i rischi nel prossimo futuro e che quindi ci riguarderanno da vicino? I Balcani, diciamo che l'attuale situazione, il fatto che ormai
da oltre 20 anni non ci siano conflitti aperti nei Balcani è quasi un miracolo, vista diciamo, la conformazione geopolitica della regione. Certamente diciamo che se la Russia, se le cose non si fossero messe così male per la Russia in Ucraina, certamente i Balcani sarebbero stati uno dei teatri in cui Mosca avrebbe cercato di allargare il conflitto di prossimità con gli Stati Uniti. In Bosnia era molto forte la convinzione che se i russi fossero arrivati a Kiev, il giorno dopo i serbi di Bosnia avrebbero dichiarato l'indipendenza o comunque qualcosa di simile. Nei mesi già precedenti all'inizio del conflitto, Milorad Dodik, appunto il membro serbo della presidenza tripartita della Bosnia, aveva accelerato i tempi anche in termini istituzionali per formalizzare l'indipendenza della Repubblica Serba di Bosnia. La battuta d'arresto subita dalla Russia ha fatto sì che oggi molti degli agenti di prossimità russi nei Balcani non siano sicuri di avere l'appoggio di Mosca. Come dicevo prima, la Russia è costretta a sguarnire fronti come il Caucaso e l'Asia centrale, che sono molto più importanti dei Balcani, per cui anche come dimostra l'esito delle recenti elezioni in Bosnia, la situazione si è relativamente stabilizzata. Però certamente per loro natura i Balcani restano sempre diciamo un luogo, una regione dove non si può dare nulla per scontato. I conflitti latenti sono innumerevoli, pensiamo a quello tra Kosovo e Serbia, in realtà tra Albania e Serbia per interposto Kosovo. Qui di nuovo è molto importante il ruolo della Turchia, perché l'intesa tra Turchia e Serbia ha contribuito notevolmente a disinnescare la crisi bosniaca. Lo stesso ruolo, la stessa influenza della Turchia in Albania e la relazione privilegiata che la Turchia sta sviluppando con la Serbia hanno contribuito a stabilizzare molto anche la questione kosovara. Però certamente il rischio resta molto alto, e qui il completo quasi disinteresse italiano per questa regione è abbastanza preoccupante, perché dopo la Libia, se venissero destabilizzati anche i Balcani, all'Italia non resterebbe più una profondità difensiva, per cui certamente come nel caso della Libia ci vorrebbe una maggiore attenzione verso questa regione. E faccio solo un accenno alla Libia, perché lo scorso 3 ottobre la Turchia ha stipulato con il governo di Tripoli un accordo energetico che, secondo il quale di fatto l'intero settore degli idrocarburi libico finirebbe nelle mani della Turchia, e questa è un'altra mossa con la quale Ankara sta aumentando la propria influenza nel Mediterraneo, naturalmente a spese dell'Italia, non solo dell'Italia ma anche a spese dell'Italia, e questo ci ricorda come la Turchia sia un attore con il quale dovremo fare i conti, un attore verso il quale dovremmo elaborare una strategia coerente, perché appunto dai Balcani al Nord Africa Ankara sta diventando un attore sempre più importante in tutta quella che è la profondità difensiva dell'Italia, cioè il quadrante da dove dipende in modo decisivo la sicurezza nazionale italiana. Grazie Daniele. Appunto, vorrei per concludere un flash su un attore che abbiamo toccato a più riprese, ma non siamo andati in profondità, non vi chiedo di andare in profondità visti i tempi, però avere un'impressione rispetto a quelle che possono essere le prospettive in ottica di elezioni di midterm negli Stati Uniti e quanto queste incideranno sulla prossima postura degli Stati Uniti, sia per quanto riguarda il conflitto ucraino, ma anche rispetto a quello che sarà la posizione, la presenza nel Mediterraneo piuttosto che nell'Indo-Pacifico degli Stati Uniti. Allora, per quanto riguarda le elezioni di mid term che cadono l'8 novembre, il mese prossimo, sì, potrebbero rivelarci delle sorprese. I sondaggi dicono che potrebbe cambiare la composizione del Congresso americano con un numero maggiore di repubblicani. Ecco dunque che il repubblicano tendenzialmente tende a dare retta più al contribuente americano che non alle richieste di aiuto esterno. Potrebbero essere non particolarmente avvezzi a concedere maggiori aiuti all'Ucraina. Quindi qualcosa in questo potrebbe effettivamente cambiare. Non deve stupire infatti che il presidente democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, abbia firmato un decreto che crea un sistema automatico di finanziamento all'Ucraina, ovvero garantisce dei sussidi per sostenere l'economia ucraina
periodicamente ogni mese senza la bisogna, senza il bisogno del voto del Congresso, del Senato. Perché? Perché andrebbe sotto, quindi l'Ucraina rischierebbe di non ricevere le rate di aiuti. Questo la dice lunga sull'importanza di queste elezioni di midterm. Ce lo spiega anche ad esempio dei recenti battibecchi avvenuti su Twitter tra il famoso miliardario Elon Musk e le alte cariche di Kiev. Questo miliardario, patrono di SpaceX e di tutta la costellazione di satelliti a bassa orbita Starlink, che stanno facendo la differenza nella guerra d'Ucraina, perché garantiscono le telecomunicazioni sia civili sia militari agli ucraini. Tolto quello, non resterebbe nulla all'Ucraina, perché le infrastrutture di telecomunicazioni sono distrutte, di minacciare di spegnere il sistema satellitare che sta aiutando l'Ucraina. Perché? Perché finora Elon Musk ha pagato i soldi a gratis. L'Ucraina per Elon Musk è un test replicabile in altre parti del mondo. Per ora l'ho fatto a gratis come esperimento, spendendo 80 milioni di dollari finora, probabilmente arriverà a 120 milioni entro fine dell'anno, e lui dichiara che nel prossimo anno i costi potrebbero lievitare a 400 milioni. Ma chi paga? Per ora i soldi li sta mettendo lui. E infatti ha scritto una lettera al Pentagono dicendo: o pagate o coprite le spese o sarò costretto a spegnerlo, perché non riesco a reggere i costi. Quindi Elon Musk ha messo di fronte a Washington questa realtà: o pagate subito SpaceX e io faccio subito cassa, oppure prossimamente Starlink potrebbe essere visto in altri teatri mondiali. Ci sono tanti conflitti e il servizio esterno può essere garantito al miglior offerente. Tagikistan o Kirghizistan? Beh, chi paga di più? Ecco dunque un passo verso la privatizzazione della guerra e dei correlati negoziati di pace. C'è da dire ad esempio che minacciare lo spegnimento adesso, in questo momento, di Starlink ha un significato profondo. Sa che nei prossimi mesi arriveranno migliaia di soldati russi aggiuntivi in Ucraina, e l'apporto numerico di centinaia di migliaia di uomini russi potrebbe comunque cambiare l'inerzia del conflitto. Meglio dunque tirarsi indietro adesso, dimostrando che finché si è usato Starlink l'Ucraina ha avuto grandissimi successi, ha retto all'invasione e addirittura ha lanciato grandi controffensive. Ma tirandosi via adesso l'Ucraina potrebbe tornare a perdere terreno, e quindi sarebbe comprovata la dirimenza del sistema di Elon Musk a livello mondiale. Starlink verrebbe concepito come game changer dei conflitti regionali, ovvero come lo strumento per cambiare i conflitti a seconda di chi paga Starlink. Questo è un rischio molto grosso che non dobbiamo sottovalutare, ed è comunque connessa cosa alle elezioni di midterm. Chi governerà, chi presidierà il Congresso americano potrà in qualche modo tenere a bada anche Elon Musk, ad esempio. Grazie. Allora ti chiederei, Daniele, un flash, visto che è stato molto approfondito sul tema America e l'altro grande concorrente, lato cinese, se le elezioni di midterm americane influenzeranno anche le scelte che la Cina e la strana coppia porrà, diciamo, porterà avanti da qui alle prossime elezioni, e quindi nel confronto con gli Stati Uniti. Non credo, perché la competizione, la rivalità tra Stati Uniti e Cina è di carattere strategico e di carattere strutturale, di conseguenza uno slittamento, un cambiamento della composizione del Senato e della Camera dei Rappresentanti, di fondo anche un cambiamento alla Casa Bianca, può cambiare qualche accento, qualche virgola
la dimensione tattica del confronto, che tuttavia in termini strutturali non cambia. La Cina certamente non cambierà le sue idee, il suo progetto di riconquistare, in realtà Taiwan non è mai stata parte della Repubblica Popolare Cinese, ma quindi di conquistare Taiwan. Per gli Stati Uniti il contenimento, soprattutto marittimo, della Cina resta la principale priorità geopolitica, e questo non cambierà né con l'elezione di midterm, ma neanche se ci dovesse essere, se ci sarà appunto un cambio di inquilino alla Casa Bianca. È la partita geopolitica, insomma, di questo secolo, e tale resterà indipendentemente dai cambiamenti politici o elettorali a Washington. Grazie Daniele Santoro, grazie Mirko Mussetti, grazie Limes. Vi invitiamo ad acquistare il nuovo numero di Limes che trovate nelle librerie, nelle edicole, L'ombra della bomba, e ci ritroviamo qui il 14 novembre con un'altra nuova presentazione di Limes. Buona serata.